fra tradizione e novità, fra sport e musica, divertimento e liturgia, l'edizione 2022 della festa titolare della Madonna del Cantellino è andata in archivio. Per 4 giorni il centro cittadino di Locana si è animato a ripetizione per mezzo di diversi momenti che sono stati allestiti da Comune e Proloco, grazie pure alla stretta collaborazione dell'Agenzia Cognatese della Unipol Sai. Il momento clou della Kermesse 2022 è stato quello di domenica pomeriggio, con la Santa Messa nella caratteristica ed amata Chiesa del Cantellino, seguito poi dalla processione che ha visto fedeli, autorità, associazioni e anche la Filarmonica di Sparone transitare lungo la via centrale del paese. La manifestazione valligiana si era aperta nella serata di giovedì 1 settembre, con la pericena e la successiva premiazione legata alla prima edizione della cronoscalata dedicata al ricordo di Gilberto Laboroi, indimenticato commerciante e sportivo, grande amante delle due ruote. Venerdì via Roma si era poi vestita a festa per un bel momento in cui sapori e musica si erano fusi, grazie all'opera di una serie di attività che, proponendo le proprie specialità culinarie, hanno soddisfatto appieno i palati anche più esigenti. Sabato invece ancora sport ma anche cultura hanno caratterizzato il mattino e il pomeriggio a Locana, tra tornei di bocce, fit walking e la presentazione del libro di Gabriele Francisca, Lettere dal Campanile. Invece in serata, a tenere banco ed intrattenere le centinaia di persone intervenute presso il palatenda, è stato il Free Voice Gospel Choir, realtà giunta da Beinasco che con la propria esibizione, inserita nell'ambito della rassegna Armonie del Gran Paradiso, ha letteralmente scaldato il pubblico presente, il quale ha poi assistito allo spettacolo pirotecnico. Domenica, come anticipato, i momenti liturgici, il gioco delle pignatte per i più piccoli e la musica, in serata, proposta dai DJ Claudio e Mauro, hanno fatto calare il sipario su di una edizione che ha riscosso notevole successo. She broke your heart.